again in the Georgian capital. For the second straight day, thousands of people staged large-scale protests. La Unión Europea también había expresado su preocupación y más allá de Georgia protest devant le Parlement. La police disperse les manifestants à coups de grenades assourdissantes, canons à eau et gaz lacrymogène. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea. Mi sono emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini, insieme a tante altre ragazze, insieme a tanti altri ragazzi. La Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. La libertà è come un fiore, va innaffiato giorno dopo giorno e noi, anche se il popolo georgiano vive a centinaia di chilometri di distanza dalla Toscana, vogliamo mandare il messaggio che non siamo mai stati, non siamo e non saremo indifferenti e non ci volteremo dall'altra parte e costruiremo le condizioni perché il popolo georgiano possa decidere nella sua piena autonomia se entrare a far parte dell'Unione Europea, entrare a far parte in quel sogno di più diritti, più democrazia, più libertà. Allora, stiamo come popolo georgiano stiamo combattendo per i diritti della libertà, della democrazia e dobbiamo sorpassare tantissimi ostacoli come paese e stiamo forti nella nostra lotta. Come avevo detto anche nel mio discorso, questa nostra lotta è molto difficile del popolo georgiano perché, come sappiamo anche adesso nel 2023, solo 40 km a distanza dalla capitale georgiana, Tbilisi, c'è la presenza dei militari russi. E quindi noi combattiamo per questi diritti, per avvicinarci all'Europa in queste condizioni molto difficili. Non è solo la nostra scelta come popolo, ma proprio l'idea storica nostra della Georgia come paese di integrarci nell'Unione Europea. E nonostante la difficoltà che abbiamo, nonostante gli ostacoli che continua a metterci la Russia, continuiamo con tutta la nostra forza che abbiamo a combattere e cercare in ogni modo integrarci nell'Unione Europea. E penso che il desiderio, così grande volontà del popolo georgiano di integrarsi nell'Unione Europea merita accoglienza perché durante tutti questi anni ha combattuto sempre e capisce benissimo, si rende conto della situazione difficoltosa, ma nonostante questo tutte le minacce da parte della Russia continua e cerca di arrivare al suo obiettivo. Il Consiglio regionale, attraverso la Commissione Europa, l'Ufficio di Presidenza, ha voluto svolgere questa iniziativa che è un momento di incontro, è un momento di ascolto, è un momento che serve anche per raccogliere degli elementi di valutazione. Poi sappiamo perfettamente che i percorsi e le dinamiche dei paesi appartengono alle comunità e soprattutto a chi ha il compito di guidare le nazioni e ovviamente anche le scelte che devono essere intraprese. E quindi questo per noi rappresenta il modo per, mi verrebbe da dire semplicemente, dire alla signora Nana
che abbiamo visto quello che è accaduto in quella piazza, che abbiamo visto il gesto che ha compiuto e che non ne siamo restati indifferenti. Spesso e volentieri, no? Si utilizza quella frase di odiare l'indifferenza. Noi non vogliamo odiare nessuno. Noi vogliamo però ovviamente evidenziare che ci sono dei valori e ci sono ovviamente dei principi che devono essere rispettati ovunque, nel rispetto, scusate il bisticcio di parole, ovviamente delle libere espressioni e delle libere determinazione dei popoli e dei governi che li guidano. Come Consiglio regionale, come Commissione Europa, come Ufficio di Presidenza abbiamo voluto dare questo segnale, ovvero che siamo molto attenti alle cose che accadono in Europa, perché ne facciamo parte, perché vediamo nell'Europa un'opportunità, ma siamo molto attenti, e ci piacerebbe esserlo ancora di più nei tempi che verranno, anche a quello che è all'esterno dell'Europa, perché mi pare che quel gesto richiami proprio quella richiesta di attenzione, in maniera molto semplice. Però, diciamo, credo che il Consiglio regionale abbia anche questo compito e noi cerchiamo, nel nostro piccolo, di portarlo avanti. Investire in cultura, investire in lettura vuol dire investire in libertà. Siamo venuti al Salone del Libro per presentare la nostra proposta di legge sulla promozione alla lettura. Chiediamo al Parlamento che approvi la nostra legge per consentire alle bambine e bambini, alle ragazze e ragazzi di poter avere uno spazio durante la loro giornata di studio in aula per poter scegliere un libro e leggere. Penso che tutto questo renda le persone più libere, più pronte a vivere il mondo. E noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo messo gli avanzi derivanti dalla riduzione dei costi della politica a disposizione dei comuni per sostenere iniziative rivolte alla lettura. Un successo enorme, più di 80 comuni della nostra regione hanno scelto di investire in questa direzione. Penso che ogni investimento culturale, ogni investimento nella lettura, come la bellezza di questo Salone del Libro. È davvero una grande soddisfazione essere qui al Salone del Libro con la collana dell'Assemblea, l'edizione dell'Assemblea, ma soprattutto con un libro che parla dei sentimenti e delle sensazioni dei ragazzi. Nel tempo del coronavirus, in cui i ragazzi delle scuole di Pelago e di Rufina si raccontano e scrivono pagine e poesie su quel periodo difficile per tutti noi. È una grande soddisfazione per noi che veniamo da questo territorio e è una bella occasione essere qua. Abbiamo promosso una legge sulla lettura libera nelle scuole, l'abbiamo promossa e incardinata presso il Parlamento, presso la Camera, e speriamo adesso che i parlamentari facciano la loro parte. È una legge che vorrebbe introdurre ogni giorno nelle scuole, in tutte le scuole del Paese, un tempo per la lettura libera, perché i ragazzi collegano la lettura soltanto all'adempimento scolastico. Questo, come sappiamo, non sempre innesta un piacere e fa crescere una passione. Vogliamo che la lettura abbia uno spazio tutto suo in cui loro possano recuperare un rapporto più piacevole, più di svago con la lettura e che li possa davvero appassionare poi da grandi e possa recuperare tanti adulti a un passatempo bello, appassionante, ma anche utile per costruire una cittadinanza sempre più consapevole. Sì, sicuramente l'approvazione di questa legge, che di fatto va a sanare una situazione che era derivata da delle censure puntuali che aveva, diciamo, rilevato nei confronti di Regione Toscana la Corte dei Conti. Va a sanare che cosa? Quella che era di fatto una disparità di trattamento che vedeva contrapposti da un lato il personale di Regione Toscana, dall'altro lo staff dei gruppi politici. Una questione che ha naturalmente una caratterizzazione decennale e che è stata risolta solamente, diciamo, qualche settimana fa da parte del Governo. Tutto questo aveva generato un contenzioso che naturalmente aveva coinvolto Regione Toscana, che nelle more di questa sanatoria
storia, perché se così diciamo vogliamo definirla, aveva appunto determinato una forte contrapposizione, naturalmente anche con una forte diciamo contestazione da parte del mondo sindacale. C'è da dire una cosa, questa diciamo legge nasce sostanzialmente come una marcia indietro che si fa tenuto conto della normativa sopravvenuta a livello nazionale. Ciò non toglie che il metodo con il quale siamo arrivati diciamo a fare il precedente testo di legge, a licenziare il precedente testo di legge a gennaio, è stato un metodo che ha visto poca concertazione, soprattutto nel confronto con il personale, sia delle strutture sia dei gruppi politici. Ecco, io credo che per non dare l'idea che, come dire, si arrivi a fare delle norme che poi in un certo senso mettono delle toppe rispetto a situazioni che andavano forse gestite con una maggiore cautela, ecco, io credo che questo deve insegnare soprattutto a chi ha responsabilità di governo che talvolta il metodo può naturalmente diciamo fare la differenza. Ecco, questo io credo che sia una censura che mi sento di fare. La situazione l'abbiamo risolta, ma non cambia il modo in cui è stata gestita. Una decisione unanime che tiene fede a un impegno, quello di tutto il Consiglio regionale della Toscana, di risolvere una questione relativa al personale, non soltanto quello a tempo determinato delle strutture politiche, ma dà una risposta nel contempo a tutto il personale della Regione Toscana che costantemente e quotidianamente lavora in tutte le strutture della Regione, mettendo in sicurezza delle risorse per i fondi accessori, delle stanze portate avanti dalle organizzazioni sindacali, le quali noi abbiamo speso fin dall'inizio il nostro impegno politico come Italia Viva e come gruppo di maggioranza per fare in modo che tutto il personale della Regione Toscana abbia il livello di retribuzione che le compete rispetto alle aspettative che giustamente un dipendente aveva acquisito nel corso del tempo, e nel contempo abbiamo dotato le strutture della politica di una dotazione così come è prevista da una legge nazionale in linea perfetta, in condivisione fra tutte le forze politiche, come quello che è corretto che sia. Con voto unanime il Consiglio regionale ha deciso di abrogare la legge 2 del 23, consentendo così di superare una questione che aveva animato non poco il dibattito politico e soprattutto una questione che coinvolgeva il personale della Regione Toscana. Con la legge che il Consiglio regionale ha approvato, anche a seguito del decreto legge 44 del 23, di pochi giorni fa, si è arrivati quindi a stabilire che il trattamento economico accessorio del personale, degli staff, degli organi politici del Consiglio regionale e della Giunta possa gravare direttamente sul bilancio regionale e non più sul fondo del salario accessorio del personale della Regione Toscana. Questo ovviamente è un principio che opererà per il futuro, mentre per il passato, in particolar modo per l'anno 2022, si è stabilito di poter procedere, grazie a questa legge, ad un incremento del fondo del salario accessorio pari alle risorse necessarie per coprire il trattamento economico accessorio del personale degli staff politici. Si tratta quindi di un atto importante che permette di superare quanto era stato stabilito dalla sezione regionale della Corte dei Conti, che aveva sospeso il giudizio di parifica lo scorso anno relativamente al rendiconto del 2021. Lo si era già superato con la legge regionale 2 del 23, che tuttavia aveva generato non poca discussione tra il personale della Regione. Oggi, abrogando quella legge, si mettono da parte anche tutte le questioni e le controversie che hanno caratterizzato il trattamento economico del personale, degli staff e degli organi politici. Un passo in avanti importante che permette però alla Regione Toscana di allinearsi anche alle richieste che sono state avanzate dalla Corte dei Conti.